Questo è il giorno più romantico della mia vita. È una storia che racconteremo ai nostri nipoti. Barbara e Oliver Rose. Un momento, come ti chiami? Barbara! Che incontro! Favoloso! Adoro la pioggia. Io l'adoro anch'io. Su quello erano d'accordo. Sei felice? Sono più che felice. Sono sposato. Questa casa è talmente bella. E viviamo qui. Villa, macchina, figlio, figlia, cagnolino, gattino. Poveracci, ma dalla vita cosa avevano? Ma che bella cristalleria. Baccarat. Io non capivo niente di queste cose prima di sposare lui. Mia madre i bicchieri li comprava al supermercato. Aspetta, quelli con i fiori in rilievo. Comincia sempre dalle piccole cose. E quella risata fasulla. ok, va bene, avrò esagerato. A me adesso. Se l'amore acceca, t'ho preso! Il matrimonio è come un colpo apoplettico. Lasciami. Quando ti guardo mangiare, ogni volta che ti guardo, io vorrei solo spaccarti la faccia. E spaccamela. Io voglio il divorzio. Non avrai il divorzio. Quando una coppia comincia a segnare i punti, non ci sono vincitori. Ci sono solo livelli di sconfitta. Io sono stata a trovare questa casa e ho comprato tutto quello che c'è dentro. Con i miei soldi. È tanto più facile spenderli che farli, dolcezzina. Non li avresti fatti se non era per me. Picchio d'aglio. Non sottovalutarla mai. Non le devi neanche parlare. Puttana? Pronto. Che schifo. Le zone gialle sono mie. Le zone rosse sono sue. E questo a voi due sembra razionale? Io ho più metri quadrati di lei. Questa è gente che per forza si farà del male. Esci di macchina, Gioia. Quando cominciano i guai, ti arrivano sempre da direzioni imprevedibili. Non abbiamo ancora superato il livello di guardia. Io sì. Scusami. Credevo che fosse Barbara. Michael Douglas. Una che fa il patè così buono non può essere cattiva. Kathleen Turner. Dipende da con che cosa è fatto quel patè. E Danny DeVito. Sembra un racconto di fate, non è vero? La guerra dei Rose, diretto da Danny DeVito.